Direi che mi ha notato giusto un attimino. No. Cos'è? C'è un cadavere. C'è un cadavere adulto all'interno della sacca. Il gatto ha visto puntatore laser. Si è triggerato male. A parte quanto boia che non è grande sto gatto. Ma volemo se bene. Oh, con che facce orripilanti. Salve a tutti, io sono DroneGamer e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ci testiamo la piccola demo di un gioco che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Si chiama Broken Veil. Da quello che ho capito dovrebbe essere l'erede spirituale di Little Nightmares. Sì, avete capito bene, qualcuno sta sviluppando giochi simili a quel piccolo capolavoro che ci siamo già giocati nei mesi scorsi, anche perché la casa di sviluppo, se ricordo bene, ha detto che non ha intenzione di sviluppare un Little Nightmares 3. E sta cosa mi fa incocchiare che voi non ci avete idea, perché io sono un grandissimo fan della suddetta serie. Ribadisco, questa è una demo molto breve, dovremmo finirla nel giro di una decina di minuti. Ciao bambino! Al nostro protagonista manca la faccia. Ok, questa non me l'aspettavo. Forse ho capito perché c'è un post-it con un visino sorridente, quindi neanche lui riesce a vedere il proprio viso. Inoltre il gioco dovrebbe essere ambientato in Madre Patria Russia. Oh mio Dio, cosa potrebbe mai andare storto? Preparatevi a un horror che probabilmente ci terrorizzerà nei prossimi mesi. Non so quando effettivamente ne completeranno lo sviluppo. Per dovere di cronaca, è una demo molto grezza, quindi aspettatevi bug, lag, controlli DM e chi più ne ha più ne metta. Spero che ovviamente resterete con me fino alla fine. Oh, buongiorno, anzi buonasera. Salve, scusi, guardi che tipo un reato spiare i bambini mentre dormono. Non cominciamo bene. Allora, possiamo utilizzare WASD per muoverci. Oh mio Dio, sono un piccolo, tenero e docile bambino che a quanto pare gli manca proprio il volto. Ah, questo in realtà è il signor Telonoski da bambino. Potete vedere che infatti lui si svegliava durante la notte, viveva all'interno di un orfanotrofio e cercava di sgattaiolare fuori senza farsi individuare per raggiungere il baretto di Arstorka. Signore, può cortesemente smettere di spiare? Scusi, guardi che io la denunzio. Facciamo che me ne torno a letto e tanti saluti. Scusate, dov'è il mio letto? Amici? Amici? Ci sono i... Oh mio Dio, neanche tu hai un volto. Cosa sta accadendo da codeste parti? Ok, facciamo finta di nulla. Cerchiamo davvero di sgattaiolare e di uscire da questo orfanotrofio dove sicuramente i bambini non saranno maltrattati e torturati. Mio Dio, sento veramente i feels e i vibe di Little Night. No! Salve signora! Dai che voglio andare al baretto! E nonna dice no! La birretta questa sera non te la vai a bere, che cocchio! E ci hanno effettivamente riteletrasportato all'interno della camera da letto. Ma il piccolo signor Telonoski non demorde, quindi dobbiamo trovare un modo per non farci individuare. Ah, se premo CTRL ci possiamo abbassare, così faremo decisamente meno rumore. Nonna, non per criticarti, ma qua c'è la tua dentiera e non stai guardando nessun programma televisivo. La nonna è mezza rincretinita. Allora, vediamo un po' di premere il telecomando. Bravo, bambino, stai basso. Stai basso, piccolo signor Telonoski. No, non alza il culo. Vai a riaccendere il televisore. Perfetto, perfetto, ok, non facciamoci sgamare. Maronne, ste bamboline sono leggermente inquietanti. Veloce, veloce, veloce. E ok, dovremmo essere al sicuro. È una mia impressione o tutte le foto non hanno i volti? Bambino, mi sa che te soffri di prosopagnosia, mi pare che si chiamasse così la malattia che impedisce a una persona di riconoscere i tratti del volto di una persona. In verità è una generalizzazione perché la malattia si sviluppa in modi molto differenti tra di loro. Se non ricordo male, l'attore Brad Pitt ne dovrebbe soffrire perché c'è la testolina di una bambina, facciamo finta di nulla. Diciamo che genericamente, ok, possiamo salire qua sopra, una persona che guarda il volto di un'altra lo vede e... non dico tipo così, ma quasi. Il suo cervello non è in grado di elaborare i vari tratti, oppure è in grado di vedere gli occhi, il naso, la bocca e via dicendo. Tuttavia non gli riesce ad associare magari a una persona che conosce, magari a se stesso. Non riconosci il tuo stesso volto davanti allo specchio nei casi più gravi. Mi pare che dipenda tendenzialmente da una lesione a più aree del cervello. Può interessare sia la memoria che il riconoscimento. È una malattia abbastanza variegata e variopinta. Possiamo spingere questo? Perché lo dovrei spingere? Ok, ho fatto cadere il tutto e c'è la testolina di una bambola. Cosa poi me ne faccio? Ok, facciamo finta di nulla che è meglio. Porco! Che spavento! Ehi, ho trovato il nonno! No, non mi chiudere dentro! Ma perché? Ma avanti! Oh, nessuno vuole mandarmi al baretto. Ok.
ci ha respawnato. Per un secondo mi ero cacato. Quindi se facciamo i bambini cattivi, ci chiudono in punizione all'interno dello sgabuzzino e spengono la luce. Hai capito i bastardi? Allora sappiamo che se facciamo rumore il nonno arriva e ci picchia male male. Ah, eccolo lì il nonno, maledetto bastardo. È lì che si fuma le sigarette, quelle buone. Ok, dobbiamo passare al di là, ovviamente. Dobbiamo evitare che il nonno ci senta. Allora, facciamo la stessa cosa di prima. Pertanto, ritorniamo velocemente qua sopra. Olè, spingi questa e corriamo, casomai, in un'altra stanza. Aspetta, 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 posso nascondermi? Forse anche qua dietro? Vediamo un po'. Oh mio Dio, non vedo neanche il suo di volto. Vai, nonno, non far caso a me che sono nascosto dietro la porta. No, mi ha sgavato tantissimo. Speravo di fregare il vecchiaccio. Ho capito, rimandami nello sgabuzzino. Il nonno è meno rincretinito di quanto mi aspettassi. Allora, ributta giù tutto. Perfetto, corri, 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 corri. Questa volta, casomai, ci nascondiamo dietro la cassettiera. Come faccio a sbirciare? Vediamo un po'. Dai, nonno, avanti, vai a controllare quel brutto, brutto rumore. Perfetto. Ok, corri, 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 corri. Speriamo che non si giri proprio adesso. Ok, a posto, dobbiamo uscire da questa stanza. Ce la faccio? Apri la porta, ragazzino. Apri la porta. Premi A per premere. Sto premendo A. E che ragazzino è ricretinito. Apri la porta. Ok. Che panicume. Ok, quantomeno siamo riusciti a raggiungere l'esterno della struttura. Come ho detto, ci troviamo in madre patria Russia e in effetti potete vedere che le varie strutture, sia interne che esterne, hanno dei forti richiami a madre patria. Oh mio Dio, sento il profumo del baretto nell'aria. Quindi questo probabilmente è un orfanotrofio. Ah, possiamo anche afferrare la palla e do la lancio. Non c'è neanche un canestro, ma che tristezza. È il peggior parchetto della vita. Ragazzino, senti, appoggiala lì. E tanti saluti. Dimmi che posso salire almeno sull'altalena. Mi piace che usano la corda per stendere i panni. Vediamo un po'. Non può interagire in nessun modo. Ma che tristezza. Il povero stellino non sa neanche andare sull'altalena. Cos'è sta roba? Ah, probabilmente puoi salire sopra. Che faccio? Salgo nel camion? Buongiorno, buon salve. Questo camion va al baretto di Astorska per caso? Vediamo un po', ce la fai? Bravo piccolo signor Telonoschi. Ok, per adesso non ci ha visto nessuno. Oddio, è partito veramente. Speriamo che vada in direzione corretta. Oh mio Dio, non facciamoci rapire da qualche terrorista o peggio. Siamo appena riusciti a fuggire dall'orfanotrofio. Mi domando davvero dove ci porteranno. Piccolo signor Telonoschi, senti il profumo della vodka nell'aria. Sì, sì, ci troviamo assolutamente in Russia. Questi sono i tipici cancelli barra muri di fortuna che vedete quando fate i giochi a Pripyat, Chernobyl e quelle zone là. Yay, ora possiamo esplorare liberamente la città. Salve, scusate, mi sono perduto. Qualcuno mi dice dove si trova il baretto. Ok, sta zona è praticamente abbandonata a se stessa. Oh mio Dio, ci sono anche dei strani graffiti. Una macchina con i fari funzionanti. Come funziona? Ah no, ci indica dove andare. Ok, ragazzino, devi premere cose, perfetto. Ora dovremmo poter riuscire a passare attraverso. Beh, mi devo abbassare. Oddio, ho trovato i bulletti. No, non compro nulla. Con che facce? Guarda che facce orripilanti! Non toccarmi, porca, quelli per porca! Ma no, ma mi legnano, ma come? Ma volemo se bene! Oh, con che facce orripilanti! Altro che prosopagnosia, ciccio! Te ti sei fumato le peggio droghe, porco cane! Perfetto! Mi hanno rinchiuso in uno scantinato, i bastardi! È un gatto quello, ti prego, dimmi che un gatto non è un topo gigantesco! Micio! Micio! Qui, micio, lo posso carezzare? Gli posso tirare la coda? Ok, il gatto non mi caga neanche di striscio. Facciamo finta di nulla che è meglio. Allora, siamo praticamente bloccati qua dentro. Sì, sì, è davvero un cocchio di scantinato. Inoltre, se notate bene, c'è un passaggio qua dietro. Ok. E dal mio zainetto è caduto qualcosa. Vediamo un po', raccoglilo. E abbiamo trovato, parapapà, un puntatore laser. Oh, ok. Il gatto ha visto il puntatore laser. Si è triggerato male. A parte quanto boia che non è grande sto gatto. Gatto, datti una regolata. Ok, perfetto. Possiamo dirgli tipo di salire qua sopra. Vediamo un po' se lo fa. Micio, micio. Lo fa veramente? Posso dirgli di premere l'interruttore in qualche modo? Micio, premi l'interruttore. Oh, vai di... Oh, ho fatto cadere cose. Ok, gatto, è stato un piacere conoscerti. Cosa poi abbiamo trovato? Sembra un pezzo di metallo di che cosa? Ok, per adesso lascialo lì. Adesso ho notato, la valigia non ha la maniglia. Quindi questa è effettivamente la maniglia della valigia. Ragazzino, bravo piccolo stellino. Perfetto, inseriscila all'interno della valigia. Ora dovrei poterla tirare.
Maronne! E che cocchio ci hanno messo dentro sta valigia? Oddio, speriamo di non essere in una Russia in cui si mangiano i bambini. Stile Little Nightmare, sarebbe altamente inquietante. Ok, passa al D-Lab. Oh! Facciamo che torno indietro, no? Ti prego, fammi tornare indietro. Sono in una macelleria? Ma che schifo, ma dai! È la macelleria della morte. No, 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 no. I feels di Little Nightmare sono molto forti. Ovviamente la porta è chiusa perché mai una cocchia di gioia. Allora, se ho visto bene, c'è un interruttore qui. Forse lo posso premere utilizzando il gancio. Ok, vediamo un po'. Il gioco non mi ha insegnato come tirare gli oggetti, forse così. Oh, ha funzionato. Non sembra che si muova più di tanto, Maronne. Sono abbastanza sicuro che qua non ci sia un porcedu. Ok, Franco, ho provato a prenderti in qualche modo. Dobbiamo tirarlo via. Perché se notate bene, impedisce al nastro di muoversi perché pesa troppo. Ok, vediamo di aggrapparci. Oh, Maronne! Ok, questa è chiaramente una testa, un C'è un cadavere. C'è un cadavere adulto all'interno della sacca. Ok, bando alle ciance. Vediamo di riprendere quindi il gancio e riattiviamo il meccanismo. Piccolo signor Telonoschi! Santo cielo, non siamo ancora al baretto, ma sei già imbriaco, marcio. Allora, vediamo di puntare più correttamente. Vai. E dai, Ok, tentativo numero 826. Peccato non poter utilizzare il controller. Ok, l'ho mancato clamorosamente, ma gioco ha detto: te la buono, Lon, non farti problemi. Allora, vediamo un po' se riusciamo a salire qui. Non so se devo afferrare il porceddu oppure no, vediamo un po'. Credo di no. Ah, aspetta, c'è la corda. Aspetta, sali qua sopra. Aspetta, afferrala, ok. Incredibile, ma vero, ce l'ho fatta. Piano, con molta delicatezza. Devo continuare a tenere premuto perché se cadiamo di sotto devo rifare tutto da capo. Oh no, presumo che la prossima zona sarà ancora più terrificante. Ci siamo? Ci siamo e voilà. Oh oh, oh oh, oh oh. No 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 no, non mollare adesso. Non mollare adesso. No, ragazzino, perché ti sei mollato da solo, razza di idiota? Non gli ho detto io di... No, mi hai riportato indietro, aspetta. Ok, non so perché non mi riesce più ad afferrare quella cocchio di co... Dai! Cioè, è tipo la terza volta che la manco. Gioco, ti prego, dimmi che non ti sei buggato. Ok, contro ogni aspettativa ce l'ho fatta. Piccolo signor Telonoschi? Cosa boia stai facendo? Stai fermo che sennò poi... Buggi il gioco, piano, piano. Oh, ok. E... Olè, scendo qua. Perfetto, non mi faccio fregare due volte. Comunque, in mia difesa io non avevo mollato la presa. Ok, siamo in una nuova zona della macelleria. Ah, questo è quello che esce. Ma che schifo. Io schifo totale, ma vabbè, dettagli. Allora, dobbiamo trovare un modo per uscire da questa stanza. C'è una grata effettivamente che possiamo aprire in qualche modo. C'è un coltello che possiamo utilizzare per difenderci. Allora, proviamo ad afferrare questa. In teoria la possiamo muovere vicino al tavolo. Così dovrei poter andare. Molla, bravo ciccio. No, mo... Devi salire sopra, ce la puoi fare anche tu, bravo ragazzino. Perfetto, ribadisco i controlli, sono un M. Prendi il coltello. Prendi la testa del maiale. No, no, non ti ho detto sali sopra la testa del maiale. E vai, apri, apri. Ah. Piccolo signor Telonoschi. Oh, guarda da questa parte, adesso ho notato che c'è un osso. Ma dove metterci i tuoi santi piedini sopra? Ok, senti, finché non è carne umana, come in Little Nightmares, va tutto bene. No, non volevo che lo butti. Idiota. Riafferra l'osso. Devi andare sopra. Come? Non volevo che ti buggassi. Come faccio ad andare sopra? Potrebbe essere un bel problemone. Allora, vediamo se qua lanciarlo. Botta di chiurlo. Botta di chiurlo per un secondo. No, no. Per un secondo sono stato colto dal panicume. Perfetto. Sali sul tavolo. Ottimo. Riafferra l'osso. I controlli, ribadisco, sono fatti malerrimo. Ma è una demo, quindi non ci possiamo lamentare. Oh. Finalmente, molla l'osso, nel vero senso della parola, passa attraverso e... Olè! No, vabbè, queste sono le tipiche gratte di Little Nightmares. Ora c'è la Franchino, Franchino, bravo. E che no, Franchino, scusa, signor Telonoschi! La mia brutta abitudine di chiamare tutti i ragazzini e i vari personaggi, Franco, mi si sta ritorcendo contro! Buongiorno, salve signor macellaio. Direi che mi ha notato giusto un attimino, no! Cos'è? Ma siete scemi nel cervello! Ragazzino, tirati su! Corri, 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 ma stiamo scherzando. Aspetta, no, ok, mi devo abbassare io. Ah, mi segue, aspetta. Beh, la situazione ha preso una brutta piega, no. Ok, e ricorri. Aspetta, 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 sbissia sotto, no, no, aspetta, devo premere io shift per correre. Ok, devo saltare prima, ma non mi sa.
Se non mi salti, porco cane, però non possiamo far nulla qua. Questa è la tipica fase di un gioco in cui i controlli DM di certo non aiutano. Ok, vai sopra, perfetto, devo saltare io preventivamente. Occhio, occhio, adesso ho paura. Aspetta, no, 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 non bloccarti sulla testa di maiale. Corri, corri, poppa una cifra, vai, 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 vai. Oh no, io procedo. Oh no, ma aspetta, beh, aiuto, aiuto. No, 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 non compro nulla, non voglio niente. Corri, corri. Aspetta, afferrati lì. Va. No, ho mancato la presa, ho mancato la presa, aspetti, signore. Maronne, peraltro sto tavolo è veramente molto lungo. Ah no, ok, mi ha respawnato qui. Aspetta, mi sono dimenticato che in questo gioco devo afferrare io gli oggetti manualmente. Sì, ciaone. Sì, ciaone, ma mi serve più rincorsa. Come cocchio faccio, signore, quando ho finito di palpeggiarmi? Scusi, porti pazienza. Ok, aspetta, torna indietro. Torna, va. Ma non ho il tempo materiale per saltare sopra, scusi. Signor mostro, come cocchio faccio? Devo fare tipo così e poi saltare di nuovo. Ah, ok, ok, ok. Aspetta, ce l'ho fatta. Corri, ragazzino, corri. Veloce, pedala, pedala. Schiva i tacchi, perfetto. Ok, ok, ce la faccio, ce la faccio. Dove vado? Aspetta. Oh, 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 ok, sì, ma con che brutta animazione. Non me lo dici. Ok, demo abbastanza problematica. Sulla parte finale mi sa che gli sviluppatori erano andati loro stessi al baretto. Buone premesse. In fin dei conti anche Little Nightmares non era un gioco sviluppato in maniera divina, cioè non è che avesse la grafica della vita, cioè era un gioco 2.5D. Carino, eh? È piaciuto un sacco, niente da dire. Secondo me questa casa di sviluppo, se si impegna da una sistemata alla demo soprattutto e al gioco stesso, potrebbe riuscire a sviluppare un degno erede spirituale. Poi ovviamente sapete che con questi indie è sempre un terno al lotto, non sai mai se lo svilupperanno, se abbandoneranno il gioco fra 3-4 mesi e vi dicendo. Ma per adesso c'è la demo gratuita, vi lascio credo mai il link qua sotto in descrizione se volete provarlo anche voi. Secondo me, come ho detto, ha delle buone premesse. Signori, nei commenti fatemi sapere allora cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti anche voi smetterete di riconoscere i volti delle persone. Ah, per inciso, diciamo che le persone affette da prosopagnosia utilizzano effettivamente altri indizi per capire chi hanno davanti, come ad esempio il taglio di capelli, il modo di vestire, la postura, il tono della voce e via dicendo. Però è sempre un rischio per loro, perché non sanno effettivamente chi hanno davanti. È una malattia abbastanza diffusa e mi pare ci sia quasi un 2% di insorgenza, che non è una cosa da poco. Ovviamente ognuno ha livelli differenti di gravità e anche i sintomi stessi sono molto differenti. Come dicevo, per questo video è tutto e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!